Ciao. Ciao. Noi siamo i ragazzi di Catania Food Lovers. Ecco, sempre piano. E dove stiamo andando? Quindi spiegami un po' che cosa stiamo facendo oggi. Allora, quest'oggi... Però vai di là. Perché se non ci investono, quest'oggi abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso. Sì. Per superare le mie paure di parlare in pubblico, stiamo andando in un ristorante, ristorante romano. A Catania ce n'è in particolare due, molto molto molto, diciamo, in voga. E noi oggi andremo a provare il primo, che in realtà non abbiamo mai provato, quindi potrebbe anche stupirci. Cucina tipica romana, quindi andremo a prendere, non ve lo dico dopo. Ma la cosa più importante qual è? Che noi faremo quindi questo confronto tra queste due realtà, che sono Magna Roma e Gigi Bistrò, che a Catania sono molto, come si suol dire, munduati. Sì. Per capire un pochettino qual è la carbonara migliore a Catania. Hai detto che prendiamo la carbonara, se la carbonara non la voglio? Perché, ma c'è la copertina che è così, quindi già l'hanno scoperto. Quindi noi ci accingiamo. Comunque io sono sempre il vostro pelatino di fiducia e lei è la vostra bionda di fiducia, Margherita. Andiamo, siamo qui via Martino Cilestri, andiamo, ci sediamo e mangiamo. Mettete like, perché ragazzi, come potete vedere, stiamo cercando di aumentare un po' il livello. Quindi se volete ringraziarci, c'è un pulsante qua sotto, ho scritto grazie. Volevamo ringraziare Luca San Filippo, che ci ha dato due super grazie, ci ha donato dei danari, grazie mille. Quindi grazie. Tutti voi potete farlo, condividete il video. È stato molto carino. Vero? Mettete like, condividete e soprattutto iscrivetevi. Andiamo da Magna Roma. Mamma mia, stiamo camminando da 3 giorni, abbiamo parcheggiato un po' lontano ed ecco a voi Magna Roma, che si trova esattamente lì. Vi ricorderete sicuramente di Cesare Gialdi, abbiamo fatto il video sui cornetti cubici. Andiamo da Magna Roma, lo fanno anche le pinze, ma oggi noi non siamo qui per le pinze. Siamo qui per la pasta. Per la pasta. Sera, vabbè, avevo chiamato, avevo prenotato per le 8. A destra, sentiamo là. Quello lì ce lo sono detto. Ah dai, carina. 30 come il voto che non ho preso oggi. Ma non si vede. Scusami, 30 come il voto che non ho preso oggi. La cornice è molto urban. Questo è carino, molto tipico, molto bellino. Dentro, tipico romano. Vediamo però, a noi quello che ci interessa e che assai è la sostanza. Io voglio andare sul menù. Perché mi riporta? Guarda il nostro menù. Guardiamolo. Vai al menù. Andiamo al menù. Sto per buttare il telefono in aria. Ok, allora possiamo dire sicuramente che leggibilità del menu, voto? 0. Perfetto, arrivederci. Ok, alla fine la cameriera è stata gentilissima, ha visto che avevamo delle difficoltà e ci ha portato il classico vecchio menu cartaceo. Madonna, ma ci sono la pastella, le fiori di zucca? Rivediamo insieme oggi cosa mangiamo. No. I carciofi alla romana. No, noi oggi prendiamo le specialità romane, tralasciando le pinze, che sono esattamente la cacio e pepe, la carbonara, la gricia e la matriciana. Che comunque costicchiano, parliamo di €12,50. Aspetta, però ci sono delle scelte qua. Bis della tradizione, scelta tra due tipi di pasta uguali, tra le quattro della tradizione, minimo per due persone. Ah, perfetto, potremmo fare questo. Ok, quindi faremo bio della tradizione, scelto da due tipi di pasta uguali da quattro tradizioni. Ne prendiamo due. Va bene, dai, allora ordiniamo questo. Ok, in via del tutto eccezionale prenderemo i supplì, che io non ho mai mangiato a Roma, considerando che io amo gli arancini, capisco che saranno un po' diversi. Ci sono i fagioli con le codiche? Con le codiche? No, supplì, che vengono 6 euro. E li prendiamo. Dai, ordiniamo, piccola bionda. Tutti. No. No. Qua c'è il bis della tradizione. Possiamo prendere ad esempio io la carbonara e la cacio e pepe, lui la matriciana. Deve come funziona? Uguale. Sono due piatti di corso, tipo carbonara e matriciana. Sono già divisi per due persone. Ah, ma non possiamo fare carbonara e matriciana e io invece gricia? No, deve essere uguale. Vabbè, allora ripetiamo con questo. E allora facciamo una cacio e pepe, una carbonara, una matriciana e una gricia. Deve essere uguale. Non quello. No, questo, questi piatti. Tutte e quattro? Sì. Quattro piatti? Sì. Sono 200 grammi. Non di preoccupare. 200 grammi me ne mangio io sempre ogni giorno a pranzo. No, è giusto che io lo dico. Anzi, sono poche. E due supplì. Ok. Prima mi fai avere i supplì, per favore. Grazie mille. Quindi alla fine tutto quel conto pazzesco, non si è capito niente, quindi non si può dividere, ma abbiamo dovuto prendere quattro piatti, €12,50, e quindi verrà
la bellezza di 50 euro. 56 in realtà, verrà una sessantina di euro, 30 euro a testa. Stiamo prendendo 4 piatti della tradizione romana da 200 grammi ciascuno, che generalmente una persona, coppia normale, prenderebbe uno una carbonara e uno una cacio e pepe. Ma ragazzi, ti posso scioccare. Vabbè, giustamente. Questa cosa di dividere i piatti a metà è una bellissima tesi, però secondo me c'è una palla nel sistema. Sì, perché sei costretto a prendere... Sei costretto a prendere lo stesso piatto due persone, cioè nel senso, io prendo grice amatriciane, allora te sei costretto a prendere grice amatriciana. E non ha senso. Ma in realtà non ha senso questa cosa, perché se voglio Io voglio prendere grice amatriciana e lei vuole prendere carbonara e cali meno pasta, la fai. Allora, l'idea è bella, però mi sa che c'è qualche intoppo che non va, quindi abbiamo preso, vabbè, poco male, abbiamo preso i 4 piatti, più su più. Vediamo, speriamo almeno che ne valga la pena. Grazie mille. E questi sono i primi due supplì, che comunque sembrano grandicelli. Ho visto 200 video dei supplì che dovrebbero farsi aprirsi e telefonarsi, come si suol dire. Vediamo. L'odore è buono. L'odore sembra molto buono. Ah! Non telefono. Che non si è sciolto benissimo. Non si è sciolto troppo bene. Però magari il sapore è buono. Dentro è freddo, è caldo fuori ed è freddo dentro. Problema della frittura, se l'olio è troppo caldo. Ah, però non è male. È un peccato? Oh, ma il sapore buono. È molto buono. Il formaggio è freddo. Perché vuol dire che o che l'olio non era troppo caldo, o era troppo caldo e quindi fuori si è cucinato e dentro no. Però il sapore del condimento dentro è molto buono. Cioè è una piccola palla. È vero, è un arancino strano, forse un po' troppo salato sull'esterno perché devono essere per il sacco. Scusate per la confusione, ma siamo proprio in via Martino Celestri, c'è un manicomio. Allora, a me questa sapidità in realtà piace da morire, perché il dentro non è così sapido, per questo non è come un arancino, è molto più delicato, però il sale fuori gli dà quel tocco in più. Diciamo che la pecca del formaggio solido un po' fa perdere qualche punto, però non è male, non è niente male. È molto croccante. Vabbè dai, supplì promosso con riserva per il formaggio freddo. Speriamo che i primi siano... Sono d'accordo. Si facciano valere. Vediamo. Quindi questa è la cacio e pepe. Cacio e pepe, gricia e carbonara. Io questo. È bellissimo il... Non l'ho spaccato. Il cestino. Vabbè, il cestino, fai così. Dai, il cestino è bello. Il cestino è scenico. Va bene, dai, io incomincio con la cacio e pepe. No, io. Tu incominci con la cacio e pepe. Con la carbonara. Però incomincio con la cacio e pepe. Questa è la matita. Ah, che carina, è il padellino. Forse voglio cominciare con la matita. Sono confuso, mio Dio. È il padellino. Dai. Allora. Io nel frattempo off camera assaggio... La carbonara. Aspetta che te la faccio vedere. Allora, la carbonara è cremosa. Non parlerò di carbocrema perché ho sentito che tipo Franchioni il criminale insulta quelli che parlano di carbocrema. Però. Com'è? Ricordati che me la devi far assaggiare un poco. Io assaggio la carbonara. Allora, non mi fa impazzire la cottura della pasta, che però può essere una cosa molto personale. Ma la crema, il pepe, la sapidità sono eccezionali. A me piace, però questa forse è troppo sapida. Non capisco se è il pecorino romano. La cottura della pasta non mi dispiace. È morbida, ma ha una nervatura buona. Il sapore complessivo è molto buono. E sto lasciando questo da dentro il cestello. A me piace un sacco perché è bella, peposa. E io amo il pepe. Quando mi riguarda questa, è un po' troppo sapida. È un peccato. Guanciale buono. Vai. Crema molto deliziosa. Ripeto, forse un po' troppo salata. Assaggia quella cacio e pepe e ritorni in vita. Come assaggiare la cacio e pepe? Ricordiamo che sono 200 grammi a piatto di pasta. Che sono pochi. C'è molto pepe, eh? Che sono molto pochi. Per le persone normali non sono pochi. Per te che ne mangi mezzo chilo al giorno sono pochi. Svisiona? Svisiona fortissimo. Allora, è molto buona. A me la cottura della pasta non mi dispiace. Dai, cotta bene.
La crema della cacio e pepe è spettacolare, è molto peposa, come dici tu. Nel complesso mi piace abbastanza. Anche a me mi è piaciuto da morire. Ora voglio assaggiare la carbonara, però. Ho assaggiato un pezzo di guanciale ed è super croccante, eh? Non è così salata. A me mi ha dato questa sensazione. Non è così. Allora, per me personalmente non è così salata. Quindi nel frattempo sto litigando con il cestello. Io mi sto mangiando il cestino di parmigiano. E la crema è veramente buona. Oh, cestino di parmigiano top. Forse me ne hai preso il pezzo con tutto il pecorino sopra. Perché questa parte qua cremosa è veramente buona. No, è la pasta. Il guanciale è croccantissimo. Il guanciale, sì, esatto. Ed è quello che dà sapidità alla pasta, perché poi la pasta non è così salata. A me piace veramente tanto. E, sì. E la carbonara non è una delle mie paste preferite. Sicuramente il problema sarà stata la... stiamo abboffando? Il problema sarà stato il pecorino, sicuro. Perché il pecorino romano stagionato è bello sapido. C'è questo guanciale che è la fine del mondo. Abbiamo anche questa amatriciana. Oh, queste due paste non sono niente male. A me il cestino di parmigiano mi sconfinferà assai. Sembra, lo sto cercando di staccarlo per mangiarlo. È veramente buono questo parmigiano, stupendo. Non ci riesco. No, così, guardate, eh. Un ingiano molto buono. No, al momento queste due paste è squisita. L'unica cosa che ci ho trovato, purtroppo, è un po' troppo salata in quella. Ma niente di irrecuperabile. Qua la cacio e pepe era cremosissima. Allora, proviamo la matriciana. Tra la carbonara e la cacio e pepe, però, sempre perché sono di parte. Cacio e pepe. Anche io, ma non... cioè, proprio qualitativamente, nel complesso mi è piaciuta di più. Anche se qua, guardate... No, la crema è veramente buona. Al centro e assaggiarla insieme. Assolutamente sì. Anche se forse, vabbè, una delle due si starà raffreddando. E vediamo com'è. Che è successo? Spoiler, è molto buono. Pasta, questa è cotta alla perfezione. Qua cotto della pasta top. Ma da re in questa pasta fa il guanciale. Spettacolo veramente. Cioè quel piccantino, allora si sente il guanciale, la pasta è cotta benissimo, il piccantino alla fine è il sugo che lo puoi raccogliere con questo tipo di pasta, che ovviamente è la morte sua, sono tipo mezze manichette. Sì, allora il sugo non è predominante, no, non è quel sugo zozzo che tu te lo mangi e dici che è pesante e zozzo, no, è molto delicato e permette al guanciale di farsi sentire per bene. Poi siccome ci sono consistenze diverse, cioè il sugo che ovviamente è densino, la pasta bella callosa, il guanciale croccante, mi piace. Ragazzi, questa me la sarei scofanata 500 grammi a personale. Però sempre fra tutte per me vince la cacio e pepe. Molto buona. Proviamo la gricia prima di finirla. E questa è ultima ma non ultima. Questa è la gricia. Che la gricia è la cacio e pepe più il guanciale, quindi dovrebbe essere una cosa della luna. Io, vabbè, ovviamente un pochettino si è raffreddata. Vediamo, io off camera, tu in camera. Buonissima. Madonna, sembrerò un biscotto. Allora, questa secondo me è quella più delicata, saporita, forse personalmente è la migliore, perché è la... unisce la qualità della cacio e pepe, che era spettacolare, con il guanciale, che è la fine del mondo. Stavo dicendo proprio questo. Sembrerò un disco rotto, ma ragazzi, questo guanciale fa guadagnare alla pasta tipo 20 milioni di punti Grifondoro. Assolutamente sì. È pazzesco. L'ho sbrinziato dappertutto? Assolutamente sì. Che l'ho sbrinziato dappertutto? Sì. Okay. Veramente... veramente buono. Possiamo dire che sicuramente il re di questa serata è il guanciale. Assolutamente. Guanciale super approvato. Allora, tutte e quattro le paste, si vede che la qualità è molto alta. Sono veramente buone. Ovviamente ci sono gusti, quella che ti può piacere di più e quella che ti può piacere di meno. A me personalmente, io fra tutte, amo particolarmente la cacio e pepe. E per me questa cacio e pepe merita veramente tanto. La gricia invece è una pasta che a me non piace particolarmente, ma questa è veramente, veramente buona. Ma veramente buono. Porca miseria, sei buono. Come potete vedere, sicuramente ci sono piaciute. Allora, questa la finisco io. Adesso noi mangiamo, beviamo e poi facciamo due considerazioni su questa fantastica cena qui da Magnaroma. Non conoscevamo, non c'eravamo mai stati. E comunque ci ha stupito.
ci ha stupito. Veloce considerazione prima dei saluti che faremo poi mentre ci accingiamo alla macchina. Come sei forbito? Accingiamo. Pasta, secondo me, cottura della pasta, come io la definirei abbastanza buona, considerando anche l'utilizzo del tonnarello classico romano. Fresco dovrebbe essere, teoricamente. Che ha quella nervatura al centro, ma morbido fuori, e che quindi a me è piaciuto. Sta succedendo di tutto a Catania, c'è un manicomio pazzesco. A me non fa impazzire particolarmente. Ma forse il tipo di pasta. È il tipo di pasta. Okay. Però devo dire che ci stava. Anche le mezze maniche, perfette. Io, onestamente, come tipologia di pasta, preferisco, anche se si usa il tonnarello, preferisco la pasta corta su tutti i tipi di pasta. Sono pazzo? Chi può dire? Sì, dico io. Qualità degli ingredienti sicuramente eccellente. Molto molto alta, non smetterò mai di ripeterlo. A me quello che mi ha scioccato è stato veramente il guanciale, buonissimo, ma cotto perfetto. Guanciale, ragazzi, super croccante, super era, gustoso. Sembrano delle patatine. Vero, super gustoso, non era bruciato, sì, ma era cotto molto bene. E tutte le paste che avevano il guanciale risaltava alla grande. Ma quindi tutte. Ma tranne la cacio e pepe, che anche se non aveva il guanciale, la qualità del formaggio del cacio era eccellente. Quindi noi ci sentiamo di dire che in generale la qualità di questo posto è sicuramente, si attesta a un medio alto. Sì, ha passato il test Catania Food Lovers. Sì, ha passato. Tu lo consiglieresti? Assolutamente sì. E io pure. Non so, secondo me, però non so i prezzi in generale. Forse 12,50 euro, anche se ce n'era tanta, giusto? Era ma molto sì, scenica. Sì, ragazzi, c'è una persona che ci mangia. Sì, però non so se vale 12 euro oppure farei un'offerta 10 euro. Non lo so, forse sono i 2,50 euro che mi triggerano un poco. Che ne pensate? Voi scrivetecelo nei commenti se il prezzo è giusto e cosa ne pensate soprattutto delle paste romane. Che ne pensate voi? Se sono sopravvalutate, se sono sottovalutate, se sono normovalutate. Noi ci accendiamo alla macchina e vi salutiamo. Nota di merito alla ragazza che ci ha servito, troppo carina. Mi dispiace averla scandalizzata. Gioia che scandalizzata? Scandalizzata. Ah, scandalizzata. Perché prendendo quattro piatti, ovviamente non pensava. Dice, ma sono 200 grammi di pasta. Sì, lo sappiamo. Sì. Però troppo carina, troppo gentile. Mi è piaciuto tantissimo il fatto che le paste vengano servite in queste ciotoline fatte con il parmigiano, perché anche l'occhio vuole la sua patta, a mio parere. Per quanto possa essere magari buono un piatto, però se è anche bello, meglio ancora. Altra nota di merito, il guanciale, super croccante, super buono, gustosissimo. Se devo pensare alla pasta che mi è piaciuta più oggi, io dico la cacio e pepe. La cacio e pepe mi ha fatto impazzire, proprio mi ha fatto impazzire. Okay. Poi metto al secondo posto la gricia, al terzo posto la carbonara e ultimo posto la matriciana. Non perché sia era brutta la matriciana, ma perché a mio gusto ho fatto la top 4. Che poi hanno 4, quindi. Allora, io non farò una classifica, ma ti dirò solo quella che mi ha colpito di più, che è la gricia, perché unisce la cacio e pepe con la bontà del guanciale, che abbiamo detto fino ad ora, la stufa, che era buonissima. E ultima, e poi vi salutiamo, nota di merito, anche i supplì non erano male, peccato per il formaggio che non filava. Detto questo, ragazzi, speriamo di avervi tenuto compagnia, che vi sia piaciuto il video. Questa è la prima puntata, ce ne sarà almeno un'altra, e andremo da Gigi Bistrò. Se vi è piaciuto il video, mettete like, condividete, noi vi vogliamo bene, vi salutiamo, un bacione grosso, siamo arrivati alla macchina. Grazie per il supporto. Ciao. Ciao.